Nuovo video. Oggi volevo unboxare con voi una scheda video della Zotac, la GTX 1060 da 3 GB. Questa è la versione mini, singola ventola. Allora, la scheda si presenta in una confezione lucida e come potete vedere c'è questa scheda video, come potete leggere. È predisposta, quindi supporta il VR. Come ho potuto leggere dalle alcune recensioni, questa scheda video, la 1060, si colloca tra la 970 e la 980. Io fino adesso ho utilizzato una 7950, un AMD, e devo dire la verità, mi sono sempre trovato bene. Ovviamente questa qua è superiore, quindi mi aspetto di poter giocare a dettagli un po' più alti e in maniera abbastanza più fluida. Allora, unboxiamo. Allora, la scheda è contenuta in questa bella confezione nera, lucida, con la scritta Zotac. Allora, vediamo il contenuto. Allora, all'interno troviamo un manualetto qui, non so se sia, no, non è un manuale, ma una brochure, non so di che cavolo, eh? Oh, non so. Poi abbiamo il manuale di istruzioni che ci dà, insomma, ci indica tutti i passaggi per poter installare. Vabbè, ma a noi non ci interessa perché per installare una scheda video non occorre un ingegnere né tantomeno un manuale. Poi abbiamo il classico dischetto di installazione. Questo dischetto contiene i driver necessari per installarla sul PC. Ovviamente i driver io non li installerò dal dischetto, ma bensì dal sito ufficiale Nvidia, perché comunque sono più aggiornati i driver. Allora, andiamo alla scheda video. Eccola qui. Si presenta in una busta bollata, abbastanza spessa, antistatica, ed eccola qui. Come vi ho detto, è a singola ventola, scusate, molto bellina. Allora, questa scheda porta 3 DisplayPort, una DVI e una HDMI. Poi, come ingresso per l'alimentazione, per alimentarla abbiamo un 6 pin. Eccolo qui. Quindi questa scheda video penso che, sono sicuro che non consumerà nemmeno molto. Allora, questa scheda video, da quello che ho letto dalle recensioni, insomma, su internet, dicono che si colloca tra la 970 e la 980. Io la utilizzerò prettamente per alcuni giochi, Assetto Corsa, Project Cars, quindi questi giochi simulativi. Non mi aspetto di giocare a dettagli ultra a 60 fps, ma a dei dettagli decenti, che insomma il gioco non sia scattoso e sia abbastanza fluido. Ragazzi, questa è la scheda, io ve la consiglio. Giù nella descrizione troverete il link per poterla acquistare. Io ve la consiglio perché al momento questa scheda video, ossia la 1060, è quella più gettonata, è quella che ha il miglior rapporto qualità-prezzo. Quindi per chi non vuole spendere follie per una 1070, 1080, io credo che questa sia la scelta giusta per ogni gamer. Ragazzi, questo è tutto. Io vi invito ad iscrivervi al mio canale. Se il video vi è piaciuto, lasciatemi un like. Alla prossima.
Ciao.